Saverio Tommasi. Prego Saverio. Buongiorno. Saverio si trasforma spesso perché è un attore, uno sceneggiatore e anche uno scrittore. Il suo ultimo libro si intitola I Volta Gabbana. Quindi Saverio, chi meglio di te può spiegarci chi è il vero Volta Gabbana? Iniziamo subito, hai 4 minuti di tempo. Punto numero 1. Dacci 3 indizi per riconoscere inequivocabilmente il Volta Gabbana. Volta Gabbana è il titolo completo ai mestieranti della politica che hanno cambiato l'Italia in peggio. E così l'abbiamo detto. E l'abbiamo detto con le incaricature di Pasquale Venanzio e Davide Bianchi. Gli indizi per riconoscere un Volta Gabbana. Io viaggio e navigo con il sorriso, perché il sorriso serve anche per decostruire certi personaggi, per destrutturarli, per buttarli giù da certi sgabelli e poltrone da cui si ergono. Perciò io ho fatto delle somiglianze, ho tracciato dei fili e degli allacci. Io vedo il Volta Gabbana molto simile ad un pornografo. Io la vedo in questa somiglianza con la pornostar o il pornostar, perché entrambi cambiano spesso chi partner, chi schieramento, entrambi fingono, entrambi danno molto retta al regista, seguono le sue indicazioni. Poi sappiamo che la pornostar usa i gridolini durante le sue esibizioni, mentre il Volta Gabbana usa le dichiarazioni nei TG, ma spesso la differenza culturale è davvero minima. Entrambi non si vergognano del proprio lavoro, ma forse il Volta Gabbana è l'unico che dovrebbe farlo. Quindi, fine, al Volta Gabbana mi ho detto il pornostar. Seconda domanda, secondo punto. A che età si perde l'innocenza e si diventa Volta Gabbana? Un'età? L'età si precocizza sempre più. Più l'Italia si assuefa a ciò che viene detto, più la sparano alta, più non si reagisce, più non si protesta e più il Volta Gabbana osa, esagera sempre. E perciò si è Volta Gabbana sempre un po' prima, sempre qualche anno avanti. Siamo sempre precoci in tutto, quindi anche il Volta Gabbana. Quali sono le frasi tipiche del Volta Gabbana? Ci sono qualche loro aforismo, qualche citazione? Volta Gabbana ne ha diverse di frasi tipiche. Ne ricordiamo alcune. Ad esempio inizia a dire: io non sono di destra, io non sono di sinistra, io non sono di centro. In realtà probabilmente vorrebbe dire: io sono amico di tutti, chi è che offre di più. Oppure quando punzecchiato magari dal giornalista o dal cittadino informato, inizia a dire: il mio non è aver voltato faccia, ma è un travaglio che parte da lontano. Oppure: io non ho mai cambiato, io sono sempre rimasto fermo, sono gli altri che hanno cambiato. Una specie di Galileo all'incontrario, no? Lui è fermo e tutti gli altri, opinioni, facce e luoghi si muoverebbero intorno a lui. Quindi non prendono mai posizione, insomma sono un pochino delle banderuole. Ultima domanda. La punizione giusta, se c'è poi, per il Volta Gabbana, quale potrebbe essere? La punizione giusta sarebbe quella democratica di non essere rieletto. Quella sarebbe la punizione, il non plus ultra di ciò che spetterebbe al Volta Gabbana. Poi possiamo scherzare e dire che andrebbe una volta tanto cotto il Volta Gabbana alla griglia come uno spiedino, visto che solitamente cerca di cuocere gli elettori considerandoli un po' dei polli che senza memoria vanno dietro a quel che dice e alle sue Volta Gabbanate. Quindi non certo le maniere dolci per i Volta Gabbana. Grazie Saverio. Grazie per essere stato con noi.